Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleiride, bentornati a T-Sport, il nostro approfondimento sullo sport della regione toscana della provincia di Firenze, in onda 5 giorni su 7 sul 96 del digitale terrestre. Oggi, 1 giugno 2017, però è l'ultimo appuntamento di questa stagione sportiva che avete passato in nostra compagnia, e allora noi riprendiamo da dove abbiamo cominciato tutti gli appuntamenti con T-Sport, ovvero dalla Fiorentina e dal nostro TG Viola, che ci porta alla scoperta delle novità inerenti alla squadra gigliata. Non è ancora chiaro se, come anticipato qualche giorno fa, sarà questa la settimana decisiva per Pioli alla Fiorentina o se ancora ci sarà da aspettare un po', ma ormai è certo, sarà l'ex Inter il tecnico della prossima Fiorentina. La società viola, in attesa del nuovo allenatore, intanto deve versare 200.000 euro a quello vecchio. Sousa infatti beneficerà di una clausola presente nell'accordo stipulato 2 anni fa con la Fiorentina e scattata al mancato esercizio dell'opzione per il rinnovo. Intanto, comunque, il club viola deve pianificare la strategia per i prossimi mesi. Corvino dovrà lavorare in regime di autofinanziamento e fornire a Pioli, quanto prima, un organico il più possibile completo. Alla Fiorentina del futuro mancano terzini titolari, centrocampisti di quantità e, a seconda delle cessioni che verranno effettuate, anche altri 3 o 4 giocatori funzionali al progetto. Prima dell'avvio del ritiro di Moena, previsto dall'8 al 23 di luglio, sarà così importante sciogliere alcune situazioni intricate, in primis la vicenda Teio. Sullo spagnolo, il cui riscatto costerebbe 5,5 milioni di euro, si attende una valutazione da parte di Pioli. Inoltre non è da escludere che Pioli stesso, una volta insediatosi a Firenze, possa voler dire la sua anche su Badel, Kalinic e Ilicic, giocatori che per la verità sembrano destinati a partire e che, almeno per quanto riguarda lo sloveno, sembrano anche aver ultimato il loro cammino a Firenze. Pioli si occuperà di dare giudizi sul mercato in entrata e in uscita, farà il vigile del traffico sulle operazioni viola e proverà a ricostruire un po' di serenità intorno all'ambiente fiorentino. Per il prossimo tecnico viola, non certo un compito semplice. Il Sole 24 Ore, nella giornata di ieri, ha rilanciato alcune indiscrezioni che circolano in ambienti finanziari, secondo cui sarebbe da tempo che il dossier della Fiorentina starebbe circolando negli ambienti bancari come possibile operazione di vendita. Sulla società viola, insomma, ci sarebbe un cartello con su scritto vendesi, ma forse più preoccupante per i tifosi potrebbe essere la situazione da grandi saldi che si profila all'orizzonte per il mercato in uscita di quest'estate. I giocatori che potrebbero lasciare Firenze sono molti, in primis quel Kalinic che in inverno ha rifiutato la Cina, ma che la società gigliata sarebbe pronta a cedere per una cifra prossima ai 30 milioni. Il Milan dei cinesi lo sa e monitora la situazione, anche se ultimamente per i rossoneri sembra essersi sbloccata la pista per Alvaro Morata del Real Madrid, che ormai da un po' è stato inserito nella lista dei sacrificabili, e poi Josip Ilicic, individuato dall'Atalanta come pedina utile per la prossima storica Europa League. I neroazzurri bergamaschi, dopo le cessioni di Caldara, Gagliardini e Kessi, sembrano adesso intenzionati a comprare, ma per lo sloveno della Fiorentina gli orobici vorrebbero inserire nella trattativa Paloschi per limitare l'esborso economico. La Fiorentina ci penserà, ma nel frattempo per Ilicic ascolterà anche il Villarreal e il Torino, che ha contropartite tecniche più interessanti. Un altro nome in uscita è quello di Badel. Il suo procuratore Joksimovic è riuscito con un lungo pressing ad allontanare il centrocampista croato dalla Fiorentina, e adesso l'opzione più concreta per l'ex Amburgo è quella di sbarcare a Milano, sponda rossonera, dove Montella lo riabbraccerebbe volentieri. Ma sullo sfondo della trattativa c'è anche la Lazio, che potrebbe bussare alle porte della Fiorentina in caso dovesse cedere Biglia e quindi fosse costretta ad andare a caccia di un altro centrocampista. Destino ancora da decidere, infine, quello di Federico Bernardeschi. Se il giocatore non dovesse firmare il rinnovo di contratto, si aprirebbe un'autentica asta di mercato, con club inglesi, Juventus e Inter in prima linea. Un mese esatto a luglio, il mercato della Fiorentina però pare già iniziato. L'altro nome forte del mercato, insomma, ci prepariamo un'estate rovente, è quello di Nicola Kalinic. Ovviamente la plusvalenza fa gola perché è arrivato per 5 milioni, però secondo te c'è la possibilità di resistere al forcing degli altri club, oppure se è il giocatore a questo punto che
ambisce a qualcosa di più per concludere la stagione, per concludere la sua carriera in un grande club? Questa è una bella domanda. Sicuramente se lo perdiamo, perdiamo un gran pezzo, un pezzo da 90. E, io sono per tenerlo, chiaramente, per fare tutte le forze possibili immaginare per tenerlo da noi. E se così non fosse, chiaramente bisogna ovviare a questo problema, che non è un problema di bassa importanza. Se va via Kalinic devi prendere un top ti possa garantire la doppia cifra in fase realizzativa, e non è semplice. Babacar come sostituto? Babacar se ne parla da tanto. Io credo che Babacar bisogna dargli il tempo di crescere, dice ancora cresce, no, allora diamogli tempo di sbagliare. Diamo il tempo di sbagliare. Allora, se si può puntare sul ragazzo, puntiamoci, perché secondo me c'ha le qualità per far bene, perché il rapporto minuti giocati con la realizzazione che ha sui gol è il migliore, no? Quindi ha giocato poco e fa sempre gol. Quindi se l'allenatore nuovo ci crede, perché no? Non dargli fiducia. E continuiamo a parlare di Fiorentina, in particolar modo dell'argomento stadio, perché ovviamente il passo indietro di Andrea Della Valle, le conseguenti dichiarazioni di Diego Della Valle a proposito della loro posizione in società, della loro posizione nella Fiorentina, ha fatto riflettere anche sul tema stadio. Ovviamente i tifosi hanno paura che questo passo indietro della famiglia Della Valle possa compromettere nuovamente l'avanzamento dei lavori per quanto riguarda il nuovo stadio di Firenze, la nuova casa della Fiorentina. E allora oggi ha parlato di questo argomento il nostro Alessio Poggioni nel corso della puntata di Telegram che andrà in onda stasera alle 20:35. Ha domandato all'assessore all'urbanistica del comune di Firenze, Giovanni Bettarini, quali potranno essere, se ci saranno, i ritardi sullo stadio legati proprio alle ultime dichiarazioni dei Della Valle. Andiamo a ascoltare insieme questo estratto. Nell'ultima intervista pubblica Diego Della Valle ha detto che sostanzialmente con Nardella c'è un ottimo rapporto e quando vuole, insomma, lo può chiamare e sentirsi al telefono. Volevo chiederle se il rapporto effettivamente è questo, come dice Della Valle, e insomma sul futuro dello stadio, se ci si crede, ci si può credere ancora oppure no. Certo che ci si può credere, ci si deve credere, noi stiamo lavorando per questo, noi stiamo cambiando gli strumenti urbanistici. Io l'altro giorno ho incontrato alcuni degli imprenditori aderenti ad Agofi del mercato centrale, i grossisti del mercato centrale, per lavorare allo spostamento a Castello, appunto, del mercato centrale. Stiamo ridisegnando un pezzo di città, che ovviamente è una questione molto seria, e lo stiamo facendo, vedo qui inquadrato il presidente Cognini, che l'altro giorno peraltro era allo stadio accanto al nostro sindaco. Il confronto c'è, stiamo cercando di capire. Ovviamente quello che ha detto Della Valle poi insomma, dovrà essere approfondito e chiarito, ma il progetto dello stadio è un progetto importante a cui noi crediamo e sul quale continuiamo ad andare avanti. Non è che Firenze rischia di rimanere, cioè l'amministrazione, anche perché tutti i passi che dovevate fare più o meno come amministrazione sono stati fatti, non è che rischia adesso di aspettare sostanzialmente il futuro di questa società? No, non credo. Ovviamente la Fiorentina è una società nella quale ci sono delle dinamiche nelle quali noi non possiamo entrare, ma penso che a breve si saprà esattamente qual sarà il destino. E parliamo adesso di calcio giocato, in particolar modo della nostra nazionale, quella del CT, Giampiero Ventura, che ieri è scesa in campo contro San Marino in un amichevole che ha visto proprio gli azzurri imporsi per 8-0. Era la nazionale sperimentale legata ovviamente agli stage voluti da Giampiero Ventura, e dunque erano in campo tanti ragazzi di prospettiva e dal futuro rigoglioso per quanto riguarda il loro percorso nei club e il loro percorso in nazionale. C'era ad esempio anche Federico Chiesa tra i titolari scelti da Giampiero Ventura. Noi però andiamo ad ascoltarci in rapida successione il pensiero di Baselli, La Padula, Politano e Petagna al termine del match, come detto, vinto 8-0 con San Marino. Penso che il mister sappia far giocare bene la squadra, come si è visto, credo abbiamo dei schemi precisi e l'abbiamo dimostrato. No, è certo che è contento, anche se è la prima partita che facciamo insieme, perciò c'è da sistemare qualcosina, come si sapeva già, però
è contento per la buona prestazione che abbiamo fatto. Senti, questo progetto di stage si può dire che ha funzionato? Cioè che vi sentite sempre più parte del gruppo e che tecnicamente state imparando qualcosa? No. Sì, sì, ci ha aiutato tanto soprattutto a conoscerci e a capire bene quello che vuole il mister. Perciò con questi stage qua abbiamo immagazzinato tanto e stasera penso ci sia visto un po' il lavoro ci fa fare. Come dico sempre, essere qui per me è motivo di grande orgoglio, mi fa sempre molto contento lavorare con CT, e poi siamo un bel gruppo, abbiamo provato le giocate che riproviamo da tanto, e poi per carità i gol sono la ciliegina, però sono contento anche per la prestazione. Il mister ci ha chiesto di fare quello che abbiamo provato, di tenere l'intensità alta e fare le giocate che abbiamo cercato di fare in tutti i ritrovi, ecco, e questa era la prima cosa da fare. Sì, ci siamo divertiti a segnare, ma la cosa più importante oggi non era il risultato, ma il gioco che ci aveva chiesto il mister. Penso che l'abbiamo fatto nei migliori dei modi, anche se non era facile, comunque loro si chiudevano molto, si abbassavano e quindi non era facile. Matteo, che giudizio mi dai su questo esperimento? Voi forse non ve ne siete accorti, ma è stata una svolta epocale, perché gli stage, questi altri allenamenti in più, rubati al club, rubati al calendario della Serie A, non era mai accaduto. Com'è andata? No, è andata molto bene, comunque per noi giovani è molto importante fare questi stage perché possono farci vedere come lavora il mister e farci trovare pronti in caso di una chiamata. Senti, vi siete guardati intorno e mi hanno detto ci diamo appuntamento a quando? Al prossimo stage? Al mondiale? Al post mondiale? Siamo noi l'Italia che avanza? Oppure viaggiate in piccolo cabotaggio? No, noi andiamo piano piano, cerchiamo di far bene innanzitutto con il club e poi mettere in difficoltà il mister. Andrea, ci voleva l'azzurro per ritrovare il gol? Perché l'azzurro fa bene, guarisce tante cose. L'azzurro fa bene, dà tanto fiducia, tanto morale. Chiaramente ringrazio mister Ventura per questa occasione, questi stage ci sono serviti. Oggi abbiamo messo in pratica quello che abbiamo provato in tutti questi allenamenti e penso che l'abbiamo fatto molto bene. Mi sono trovato bene insieme alla Padula e quindi sono contento del gol. Ti senti un azzurro sperimentale? Ma diciamo che l'esordio con i grandi l'ho già fatto, ora c'è un europeo con Under 21 davanti, chiaramente cercherò di fare un europeo importante, l'anno prossimo cercherò di fare bene nel club perché mi piacerebbe, un sogno, arrivare nei convocati del mondiale. E parliamo ancora di calcio, in particolar modo dei playoff di Lega Pro con la gara d'andata dei quarti che si è disputata ieri. Due le toscane in corsa, la Lucchese e il Livorno, entrambe sconfitte in questa prima gara dei quarti playoff. Uscite battute infatti entrambe le formazioni per 2-1. Se il buongiorno si vede dal mattino, beh, allora quello di ieri per le squadre toscane impegnate nei quarti dei playoff di Lega Pro non è stato certo il miglior approccio possibile. Nella gara di andata dei quarti, infatti, entrambe le formazioni della nostra regione sono andate al tappeto. Se il Pordenone si è imposto 1-0 sul Cosenza e Lecce ha pareggiato 1-1 con l'Alessandria, contro il Parma è arrivata una sconfitta 2-1 per la Lucchese, che al Tardini era addirittura passata in vantaggio al 35esimo grazie al sesto gol stagionale di Fanucchi. I rossoneri, poi, prima dell'intervallo, sono stati acciuffati da un gol di Calaiò, lo stesso Calaiò che nella ripresa al 75esimo ha segnato il gol vittoria per i Ducali. Come detto, il risultato dunque ha sorriso al Parma, ma per la Lucchese il discorso playoff non è certo chiuso. Mister Giovanni Lopez ne è sicuro e recrimina per i due gol subiti, due reti da polli, come le ha definite in conferenza stampa post partita. La gara del Tardini dunque è stata bella e soprattutto combattuta. Senza dubbio le Pantere rossonere hanno quindi la possibilità di riaprire il discorso qualificazione nella gara di ritorno, in programma per domenica alle 20:30 allo stadio Porta Elisa. Sempre domenica, ma alle 18:30, proverà a ottenere la qualificazione alle semifinali anche il Livorno, che ieri al Picchi è stato sconfitto 2-1 dalla Reggiana. Emiliani doppiamente in vantaggio nei primi 30 minuti grazie a Cesarini e Guidone, e Labronici che sono solamente riusciti ad accorciare le distanze al 51esimo con un gol di Maritato. Sebbene la squadra di Foscarini abbia reclamato per due rigori non concessi dall'arbitro Giua di Pisa, è evidente come dal Livorno ci si aspettasse di più, in particolar modo in avvio di gara, dove la difesa si è dimostrata troppo distratta, concedendo due gol che sicuramente mettono in salita la strada della gara di ritorno.
E adesso parliamo di pallavolo femminile con la Savino del Bene, che nella giornata di oggi ha ufficializzato il rinnovo con la sua centrale, Valentina Arrighetti. È proprio il caso di dirlo, la Savino del Bene riparte dall'asse centrale della sua squadra. Dopo l'ufficialità di Carlo Parisi come allenatore per la prossima stagione, gli acquisti di Bosetti, Hack e Carlini e le conferme di Merlo e Miners, infatti sono arrivati in rapida successione i rinnovi delle due centrali titolari del passato campionato. Lunedì l'ufficialità del prolungamento dell'accordo con la brasiliana Adenisia da Silva, al momento impegnata con la nazionale. Oggi quella legata al contratto della 32enne Valentina Arrighetti, che dunque sarà una giocatrice della Savino del Bene anche nella prossima stagione. Una conferma che qualche settimana fa non appariva scontata. Sia Denisia da Silva, alla sua prima stagione italiana, ha infatti vinto la classifica dei muri e quella dei punti per le centrali. Discorso diverso è quello da fare per Arrighetti. L'ex azzurra, veterana della 1, vinta in due occasioni, certo non ha reso ai suoi livelli in questo campionato. Ma nella prossima stagione giocherà ancora Scandicci. Dopo una stagione di alti e bassi, dunque, Arrighetti punterà sulla caparbietà, la tenacia e la grinta, qualità che non gli sono mai mancate e che adesso saranno fondamentali per rilanciarsi nel corso della stagione 2017-2018. Sono davvero felice di iniziare una nuova stagione con la maglia della Savino del Bene Volley, ha dichiarato la centrale nativa di Genova. Ho una grande voglia di migliorare sia dal punto di vista del gruppo che dal punto di vista mio personale e di singolo. Credo che un ambiente come Scandicci e tutte le persone che gravitano intorno ad esso meritino davvero questo miglioramento. La concorrenza sarà dura, come è giusto e bello che sia, ma spero che ci troveremo lì a lottare per ottenere grandi soddisfazioni. Nel frattempo auguro una buona estate a tutti, staff, roadrunners e al resto dei nostri tifosi. È il momento di ricaricare le energie, ci serviranno per la prossima stagione. E dunque siamo in chiusura di questo ultimo appuntamento stagionale di T-Sport. Da domani, con le celebrazioni del 2 giugno, andrà in vacanza il nostro TG Sportivo, ma domani parte anche l'appuntamento del Motomondiale al Mugello, l'autodromo di Scarperia, che accoglierà Moto3, Moto2 e MotoGP e che accoglierà in particolar modo Valentino Rossi, che era in dubbio per questa gara a causa di un infortunio rimediato in motocross durante un allenamento. Il pilota 38enne, però, a riportarlo è una nota ufficiale della Yamaha, sarà dunque uno dei protagonisti di questo appuntamento del Mugello. I medici gli hanno dato l'ok per correre, saranno però decisive a questo punto le prove libere del venerdì. A tal proposito ricordiamo che le prove libere di venerdì prenderanno il via alle 9:55 per quanto riguarda la MotoGP. Per quanto riguarda invece le qualifiche, vi ricordiamo che le qualifiche della MotoGP si terranno sabato alle 14:10, mentre la gara prenderà il via domenica alle ore 14. È tutto per quanto riguarda questo appuntamento di T-Sport. Ovviamente un ringraziamento va a tutta la parte tecnica che ha collaborato alla realizzazione di questo approfondimento sportivo. Un ringraziamento anche a Niccolò Ghinassi, compagno di viaggio anche in questa avventura per questa stagione 2016-2017, e a Erika Calvani, sempre presente all'interno delle nostre produzioni sportive. Da parte mia un saluto e restate con noi, perché ovviamente lo sport qua su Teleiride non si ferma mai e quotidianamente rimarremo con voi anche attraverso lo spazio del TG Viola. Intanto però è tutto per quanto riguarda questa annata di T-Sport. Una buona estate da parte di Fabio Ferri e ovviamente un buon proseguimento di serata sui programmi di Teleiride.